Vi dicevo, passando ad altro argomento, fondi, sviluppo e coesione, sapete un po' il contenzioso che abbiamo con il governo nazionale, per lo sblocco dei 6 miliardi di euro che riguardano la regione Campania. Vi ricordo sempre, si chiamano fondi sviluppo e coesione, cioè fondi destinati per legge per l'80% al sud, per recuperare il divario nord-sud e per il 20% al nord. Quindi un governo serio e rispettoso della legge nazionale, ma rispettoso soprattutto delle comunità meridionali, a cominciare da Napoli e della Campania, avrebbero avviato il lavoro per firmare gli accordi di coesione da Napoli, dalla Campania, per una ragione oggettiva, intanto perché siamo la principale regione del sud, ma siamo la principale area di sofferenza sociale e di disoccupazione giovanile e femminile d'Europa. Quindi sarebbe stato doveroso da parte del governo nazionale cominciare a fare gli accordi di coesione dalla Campania. Non sarebbe stato un regalo, avrebbero fatto la metà del loro dovere. E invece hanno deciso di calpestare la dignità di Napoli e della Campania. E c'è qualcuno di noi che sta combattendo contro questo orientamento del governo nazionale, che sigla l'accordo di coesione, credo in queste ore, in questi giorni, con l'ultima regione del nord con cui non aveva siglato l'accordo di coesione, Friuli Venezia Giulia. Firmeranno in queste ore e il sud aspetta, tranne la Calabria. Una delle motivazioni che vanno date in questi mesi, mentendo vari ministri, raccontando frottole, era la motivazione legata alla capacità di spesa dei fondi europei della regione Campania. Premesso che non c'entra nulla, il nuovo programma di nuove opere da realizzare con i fondi sviluppo e coesione per il 2021-27 non c'entra niente, è un altro programma. Bene, è uscito il bollettino della Ragioneria dello Stato che ha certificato gli impegni di spesa e i pagamenti delle regioni d'Italia a dicembre del 2023, quindi 3 mesi fa, diciamo. Quindi anche questi dati, per quello che riguarda la Campania, sono migliorati in questi 3 mesi perché l'aggiornamento dei dati è continuo. Ma prendiamo il bollettino ufficiale pubblicato con molto ritardo dalla Ragioneria dello Stato. E che cosa scopriamo? Che la Regione Campania ha un impegno di spesa, cioè opere finanziate e appaltate, pari all'84%. Tenete conto che tutti questi programmi finiscono fra 2 anni, ma già oggi siamo all'84% di impegni di spesa. E per quanto riguarda i pagamenti, siamo al 50%, a 2 anni dalla scadenza, ripeto, per i pagamenti. Per darvi una regione con cui, l'unica regione del sud con cui hanno firmato l'accordo di coesione, la regione Calabria ha impegni di spesa per il 52%, la Campania l'84%. E a pagamenti la regione Calabria per il 28%, la metà dei pagamenti della Campania. E però è stato firmato l'accordo di coesione con la Calabria, con la Campania no. Voi che cosa fareste in questa situazione? Qualcuno ci consiglia di fare gli esercizi spirituali. Io sono per combattere
per la dignità di Napoli e della Campania e per il rispetto delle leggi. Rispettare le leggi non è un regalo che chiediamo a qualcuno andando a fare i mendicanti. È un nostro diritto che deve essere riconosciuto. Ovviamente, se parliamo fra persone per bene, che sanno quali sono le regole della democrazia e che non pensano di ricattare i propri interlocutori. Allora, vi ho voluto dare questo dato per confermarvi ancora una volta che la Regione Campania è oggetto di una discriminazione, di una offesa politica ai suoi concittadini, non a me. Bloccare 6 miliardi di euro significa un delitto verso le nostre comunità.